Ha praticato lo sport più bello del mondo per 30 anni. Lì a guardare i suoi compagni di squadra da là dietro. Loro vogliosi di buttarla dentro nella porta avversaria e lui obbligato a tenere chiusa la propria porta. Due mondi diversi, ma con gli stessi colori. Trent'anni a difendere il proprio castello, ad arginare un fiume in piena, a bloccare l'avanzata dei nemici. Trent'anni trascorsi con la consapevolezza che un semplice errore sarebbe stato fatale, avrebbe fatto crollare un sogno. Brutta vita quella del portiere, sempre appesa ad un filo sottilissimo chiamato concentrazione. Convivi con la solitudine ben sapendo che prima o poi ti spunterà sempre davanti quell'avversario, pronto ad umiliarti quando meno te lo aspetti. Trent'anni dunque pieni zeppi di queste strane emozioni, pieni zeppi di vittorie, sì, ma anche di sconfitte incredibili. Essere per 3 decenni Dino Zoff, beh, non è stato semplice. Primo perché ogni maledetto weekend doveva essere presente, lì, sull'attenti, abbracciato a quella pesante responsabilità di non sbagliare assolutamente, perché se no si può perdere una partita. E poi perché col passare del tempo, niente da fare, diventando mito, diventando monumento vivente, la pressione aumenta ancora di più. Ma devi sempre essere te stesso, con i piedi ben piantati a terra e le mani pronte ad afferrare quel benedetto pallone. Questo monumento vivente è finito su un francobollo, ha giocato a carte con un presidente della Repubblica. Ha alzato una Coppa del Mondo, già. Ha anche fatto l'allenatore di una nazionale e il presidente di una squadra. Altro che 30 anni, sembra la storia di un Highlander vissuto più di 1000 anni. Eppure tutto questo ben di Dio lo ha fatto sempre a voce bassa, con ragionamenti concreti. La semplicità, come il suo cognome, di 4 lettere, breve, veloce. Quella semplicità che è sempre stata all'ordine del giorno, divino e imprescindibile. Buongiorno Zoff. Buongiorno a voi. Quale onore. Beh, allora, mi dispiace, ma dobbiamo partire da un po' più indietro con gli anni, perché noi capita, seguiamo la cronologia. Io ho un'età che magari non mi ricorderò 7 cose. No, beh, parliamo comunque della sua regione, del suo Friuli, della sua Mariano, insomma, di tutta quella zona lì. E lei è nato più o meno, diciamo, 42-43, siamo a metà degli anni 40, in piena guerra. Che anni erano il dopoguerra che ha vissuto lei? Ma direi che sembra il contrario, ma per i bambini straordinario, perché avevi la possibilità, a parte nei paesi, poi a quel tempo si giocava dopo scuola, dopo le elementari che finivano alla mezza, all'una eri già a giocare fino alle 8 di sera, ecco, quindi secondo poi le stagioni, dal nuoto al calcio, a tutte le cose che si facevano dai bambini, quindi poi ero di casa contadina, quindi insomma le uova ne ho mangiate tantissime, per un paio d'anni ne mangiavo tantissime proprio. Però tutto bene comunque. Sì, c'era economia, c'era fatica nell'ambito della famiglia, del lavoro, eccetera, che io cercavo di dare una mano. Erano tempi con molte prospettive ad avere voglia, ecco. C'era tanta voglia di crescere, insomma, di uscire dalla brutta guerra. Beh, a parte mangiare. Poi c'erano sempre i doveri, ecco, che adesso mi sembrano che tutta la gente pensa ai diritti e pochi ai doveri, e quindi insomma, noi i doveri o l'educazione o il modo di stare con i compagni, o insomma qualsiasi
uomo anziano ti poteva dare un consiglio e magari qualcosa di più quando esageravi, magari, ecco. Che adesso sono i genitori che ti, invece di dirti bravo, ti denunciano. Certo. Hai detto una cosa più, insomma. Questi sono i tempi moderni, però d'altra parte, insomma, è così. È così, proprio vero. A parte, oltre a mangiare le uova, iniziava anche a giocare a pallone, immagino. Ma no? Io ho fatto il meccanico, è vero, Zoff? Anche. No, perché a casa mia non c'erano... Si ruscava. No, ma era proprio la filosofia, perché mi dice, insomma, a casa mi ha sempre detto, guarda, tu o studi o lavori, o impari un mestiere. Ecco, e vai a giocare, se sei bravo andrai avanti, era semplice, non si partiva già a 12 anni che uno farà il calciatore o meno, no, pensa che io, a parte che ho sempre fatto, insomma, ho sempre giocato da portiere, quindi sono nato portiere, però ho smesso di lavorare quando sono diventato professionista di calcio, ecco, quindi è tutto detto, ecco, perché giocavo nella De Martino di una volta, che è la primavera di oggi. In più c'era un campionato riserve il mercoledì e quindi i più bravi dei giovani integravano la squadra di quelli che non avevano giocato domenica, qualcuno infortunato, e quindi c'era molto spazio, perché sai, le rose di una volta erano 17-18, non come adesso che erano 26, quindi ne farebbero due squadre e i giovani, questo è vero. Certo. Inizia il professionismo, c'è l'Udinese, la squadra più importante di quel periodo in quella zona, e la sua prima partita. Aiuto. La prima partita ho esordito a Firenze nel 61. Troppi gol però, 5 gol, però non mi ero comportato malissimo. È che la Juventus, la Fiorentina di quel periodo, insomma, era una squadra che ha dato 5 a diverse squadre, ecco, quindi. Però poi dopo nel successivo rientro in Serie A sono venuto anche a Torino con la Juventus e abbiamo vinto 3-2. Insomma, quindi ho preso il gol da John Charles. Lo puoi scrivere sul calendario. Sì. A me il calcio è sempre piaciuto tutto, a parte adesso che ci sono delle esasperazioni, ecco. Quindi, ma perché sono cambiati anche i giovani? Non è detto che noi eravamo meglio, eh? Però diciamo adesso mediaticamente si è più esposti, quindi i giovani sono più portati a essere protagonisti, e questo è, diciamo, sono cambiamenti di epoca, non di altre cose. Sì, il calcio sì. Più o meno, poi dopo certo son tanti. Adesso si adopera parole nuove per un vestito vecchio, no? Parlano del falso 9. Sì, questi termini moderni. Il falso 9, i Deguti negli anni 50 era già un falso 9, ecco, solo che era centravanti arretrato. Ecco. Quindi tante cose si rifanno col vestito nuovo, però certo si è cambiato il modo un po' di giocare, certo. Molto più veloce, più atletico forse. Ma guarda, questo c'è naturalmente il professionismo esasperato, quindi si lavora di più tecnicamente. Adesso la media delle squadre tecnicamente è superiore a quella di una volta. Però una volta c'erano dei picchi molto, molto importanti, che quindi direi. Poi sai, con la storia, essendo il campo con il fuorigioco un po' più ristretto, c'è più rapidità, più scontri, ma meno violenti, che ne dicano. Poi naturalmente gli arbitri ci mettono del suo a fischiare tutto, quindi uno si stanca meno. Nel 1963 lascia la sua regione per la prima volta in vita sua. Lascia la sua amata Udinese. Emigra più a ovest, Lombardia,
la sua nuova città è l'elegante Mantova. Non solo ritrova la Serie A, ma un bel giorno, seduto in un bar del centro, lo sguardo si ferma su una ragazza che sta camminando. Cupido farà poi il resto. Quella giovane Anna diventerà sua moglie. Ma Mantova è stata la mia ancora di salvezza, ma non perché ho trovato moglie, che insomma siamo tuttora assieme, quindi è tutto dire di questi tempi, ma anche perché venivo da un campionato poi di Serie B dell'Udinese, balordo, però avevo la fiducia comunque del presidente, che mi ha ceduto malvolentieri al Mantova, perché era l'unico che mi aveva detto: guarda, mi dispiace, devo venderti, perché qua è difficile per te, non ti... buona parte non ti vedono, eccetera, però io sono sicuro che tu sei bravo e farai buone cose, questo presidente. Ed è stato così, ecco, quindi a Mantova sono andato in Serie A, ho giocato subito bene, insomma, quindi da lì è partito tutto. Rampa di lancio. Con Achille Lauro invece? No, con Achille Lauro diciamo un po' di meno, perché non partecipava molto, era il figlio che, sì, certo, che era presidente. Certamente, quando presidente sono arrivato figlio. Io, ecco. Certo. E quindi sì, il vecchio comandante arrivava a vedere delle partite, a salutarci, eccetera, però era il figlio Gioacchino che era proprio sempre presente. Certamente. E rimanendo sempre con i presidenti, insomma, andando avanti con i tempi, c'è un Giampiero Boniperti che gli stringerà un giorno la mano e gli dice: beh, non so, immagino, benvenuto nella grande famiglia. Sì, sì, la Juventus e Boniperti in modo particolare, era già diversi anni che cercavano di portarmi a Torino, poi è arrivato il momento giusto, il Napoli mi ha dato per soldi, probabilmente. Sì, aveva bisogno di soldi. Io stavo benissimo anche a Napoli, è la verità. A Napoli avevo cominciato a giocare in nazionale, ho fatto 19 partite quando ero a Napoli in nazionale. E quindi direi campione d'Europa nel 68, quindi non avevo particolare. Però insomma, la Juventus, da bambino ero juventino, quindi sono arrivato a Torino da Boniperti e lì insomma, ho fatto 11 anni senza saltare una partita, insomma non è poco. Non è una questione di poco o di tanto, è semplicemente mostruoso. Dal 1972 al 1983, Dino Zoff totalizzerà la bellezza di 479 presenze. Vincerà 6 campionati, 2 Coppa Italia e una Coppa UEFA. Insomma, stringe per la prima volta la mano a Boniperti quando ha 30 anni e lo lascia, appendendo le scarpe al chiodo, quando ne avrà 41. Sì, mostruoso. Il primo di quei 6 scudetti se lo porta a casa appena arrivato, nella primavera del 73. È una Juve quella già campione d'Italia, grazie alla sapienza di un grande cecoslovacco, Vicpalek. Estate del 72, Boniperti rafforza la rosa. Ecco Altafini e in porta Dino Zoff. Un campionato incredibile, quello del 72-73. Incredibile per via di quel finale rocambolesco. Difatti, a un turno dalla fine, ossia all'ultima giornata, la classifica recita Milan 44 punti, Lazio e Juventus 43. I rossoneri devono giocare a Verona, sarà quella la fatale Verona per la compagine di Rocco. Inaspettatamente sconfitti 5-3. Ma saranno gli ultimi 45 minuti di quest'ultima giornata a decidere tutto. La Juve che sta perdendo a Roma contro i giallorossi e 0-0 della Lazio a Napoli. Dunque, quasi certo,
lo spareggio tra Milan e Lazio. Poi ecco il gol dell'1-1 di Altafini. Classifica ribaltata. Allo spareggio andranno in tre. Ma non è ancora finita. Ci penserà l'uomo che non ti aspetti, Antonello Cucureddu, a trovare la rete al 3 minuti dalla fine. Contemporaneamente il Napoli batte la Lazio e così lo scudetto va a Torino. Il primo scudetto di Dino Zoff. Ma ti dirò perché vince lo scudetto, che poi insperato. Sì, tra l'altro. Insperato perché ce l'ha fatto vincere il cartellone da qui, proprio a Roma. A Roma. Eccetera, perché è venuto fuori che una volta, probabilmente una delle poche volte, è venuto fuori con il risultato che faceva il Milan. E quindi questo ci ha dato una spinta particolare, perché se te lo dicono dalla panchina che il Milan perdeva, sì, tu ci credi relativamente, insomma, però se lo vedi, se lo vedi sul cartellone lì, e quindi ci ha dato quella forza, perché perdevamo 1-0. Io ho fatto una bella parata sempre sull'1-0 per la Roma. Direi che è stato poi un trionfo insperato. La Juve ha sempre avuto uno strano rapporto con le coppe europee. Sarà colpa del DNA troppo italiano per primeggiare all'estero. Oppure come la città di Torino, troppo provinciale per diventare cosmopolita. O sarà forse il destino, chi lo sa. Fatto sta che nel 1973, al primo anno di Zoff, arriva la primissima finale in Coppa dei Campioni. Il palcoscenico è quello jugoslavo, è quello della capitale jugoslava, Belgrado. Gli avversari sono i più forti, i più temibili in quel periodo, gli olandesi dell'Ajax. Finirà 1-0 per loro. Quella non è, abbiamo fatto una discreta partita, c'era il momento dell'Ajax a pieno regime, quindi direi no, quello non è, non abbiamo fatto molto, però diciamo era la prima esperienza internazionale, quindi tante considerazioni c'erano, quindi quella è pesata di meno. Probabilmente è pesata molto di più l'ultima. Esattamente 10 anni dopo, ritenteranno il colpo i bianconeri in un luogo pieno di fascino, la culla della democrazia e dei giochi olimpici. Avversari questa volta, i tedeschi di Amburgo. Ma Atene non sarà molto democratica con gli italiani. Il pallone, quella sera, sembra non voler mai entrare in quella benedetta porta stregata. E ancora quella volta il solito 1-0 ad infrangere i sogni sabaudi. Sì, maledetta Europa. Ma succede nello sport, quando ci sono, tutti credono che sia una formalità, tu con i tedeschi, se pensi che sia una formalità, hai perso. Se invece le pensi che sia difficile, spesso o quasi sempre li freghiamo. In mezzo ecco un barlume di ottimismo che si chiama Bilbao. La finale UEFA del 77 è la prima Coppa Europea vinta dalla più gloriosa squadra calcistica italiana. Poi la prima coppa fatta da tutti italiani, di tutte le coppe. Bilbao, tutta la squadra proprio tutta italiana. Quindi direi che veramente questo era un punto, insomma, poi per la Juventus è significativa. Direi che sono molto orgoglioso di questa. Era poi un'annata meravigliosa, perché poi
pochi giorni dopo, insomma, andate a Genova, sì, abbiamo vinto il campionato con 51 punti, ecco, quindi no, è stata veramente una consacrazione a livello internazionale anche, poi dopo abbiamo sempre rincorso la Coppa dei Campioni e non ci siamo riusciti, anche dopo, se non fino al 2005. Sì. E di quella serata di Bilbao, magica serata di Bilbao, tra l'altro la prima Coppa Europea Juventina, c'è un aneddoto che mi hai molto incuriosito, devo chiederlo per forza lei. Il ritorno, è vero che avete viaggiato su un aereo grazie a un noleggio dell'avvocato Agnelli? Sì, credo di sì. Sì, senz'altro, anche perché erano problemi arrivare a Madrid per prendere l'aereo di linea, c'era brutto tempo, pioveva, eccetera. Che Dio la comandasse. E quindi siamo andati in pullman a Biarritz, e da Biarritz siamo arrivati a Genova. È il bello d'avere, insomma, un avvocato Agnelli che vi seguì. Beh, sai, com'era l'avvocato? Straordinario, ma straordinario, beh, insomma, straordinario lo sa tutto il mondo, sì. Ecco, ma straordinario come sportivo, perché veramente mi metteva in difficoltà perché sapeva tutto. Diceva, ti ricordi, Zoff, quella partita? Io molte volte dicevo di sì, ma non. Quindi voleva sapere tutto. Poi con me in modo particolare, ma non perché io, arrivando da Napoli, avevo già fatto 19 partite con la nazionale, quindi avevo giocato con buona parte dei giocatori europei. E lui gli piaceva sapere com'è quel centravanti svedese, com'è quello, com'è l'altro, e quindi veramente era un tifoso proprio, ma veramente, che sapeva e seguiva veramente. Ti dico, quando c'era un centravanti, non so, in Olanda, probabilmente a me telefonava alle 9 di mattina, ma avrà. E lui cominciava alle 5:30, senz'altro avrebbe avrà interpellato il direttore Fiat olandese, hai capito? Quindi veramente era un piacere, ecco. C'è uno scudetto sopra tutti che metterebbe nei tanti che ha vinto? Beh, quello lì è stato proprio una cavalcata, quello 51-50. Del 70. Sì, quello del Torino, col Torino di quei tempi, veramente ad alto livello, e quindi direi che, insomma, quello è senza dubbio è stato uno dei più belli. 1983, c'è una frase incredibile, no? Io ho parato, faccio un riassunto della sua meravigliosa frase, più o meno era questa: io ho parato un po' tutto, ma parare l'età, ragazzi, non posso fare miracoli. E da quel momento smette. Beh, ma anche perché non ce la faceva più, dica la verità. No, ce l'avrei fatta ancora. Sì, ma hai voglia. No, però non lo so, mi sembrava che, insomma, io sono stato un numero uno sempre. Certo. Avrei, così come voglia, avrei giocato, però ci sono una salvaguardia di quello che hai fatto, hai capito? Perché devi star lì a... non mi piace, poi ognuno fa quello che vuole, non voglio sindacare gli altri, però quando uno è stato il numero uno per una vita, come fa magari a fare l'11 o il 12? Non è. Oppure magari andare in un'altra squadra. No, io no. E poi non metto in dubbio chi lo fa, perché se uno gli piace giocare, tanti gusti, tante idee, è giusto che lo faccia, ecco. Come io non so, mi metto un attimo nei suoi panni, una vita nel calcio, ha vinto praticamente tutto, la mattina dopo una decisione così, come si è svegliato Dino Zoff quella mattina? Ma si è svegliato triste, tristissimo, perché finisce un periodo straordinario della propria vita, che dove tu hai un lavoro che è una passione, che è una vocazione, che hai avuto risultati, sì, qualche delusione, certo, ci vuole,
Però sai che è una parentesi che si chiude, poi dopo lo sport dà delle felicità così immediate, così violente, che lo dà solo lo sport, insomma, in altre cose, nascita del figlio, eccetera, sono più, sì, a parte il momento lì della nascita, però lo sport proprio è prorompente, quindi uno che ha fatto una vita quello... Di colpo bestiale, sì, sì, impressionante a livello psicologico. Sì, pur rimanendo nell'ambito. Che. Adesso vediamo giustamente l'ambito. La domanda è spontanea, ma è più dura a livello anche psicologico, fisico, mentale, giocare per tutti questi anni o allenare una grande squadra? Ma guarda, è più duro tutto, se devi migliorare sempre. No, è che insomma da giocatore non hai scuse, hai voglia, tutto, dipende da te. Poi dopo puoi essere magari fortunato in qualche momento particolare, ci sta nella vita, però dipende da te, non è che te la puoi prendere. Poi io sono sempre stato di un'autocritica feroce, mi sono sempre stato... considerato almeno in parte responsabile di tutto, questa è la presunzione, la poca magari umiltà, però è così, il resto devi cambiare modo di vedere, insomma devi condurre degli uomini, ad operare sempre testa. Psicologia anche? Ma tutto, buon senso, perché ormai il buon senso è considerato una merce così. E invece nel buon senso raccoglie l'intelligenza, il sapere, il carattere, hai capito? No, perché il giorno d'oggi sia buon senso, come se fosse una merce così da baracchino, ecco, invece ho sempre cercato di adoperare la testa. Certo. E fare il presidente? Beh, più o meno la stessa cosa, ecco, beh, insomma io ho fatto il presidente senza portafoglio, ecco, quindi sai, il presidente è un po' diverso, però con delle responsabilità, quindi non è che ero lì per caso, che rispondevo. Quindi diciamo è ancora aumenti il rapporto con più uomini ancora, hai capito? E quindi devi sempre essere presente. Certamente. Se io le dico europeo del 2000, la prima cosa che il flash nella mente di Zoff, cosa so? I rigori, qualche altra cosa? No, il flash è che proprio il fatto di aver condotto un europeo alla grande, a parte la partita con l'Olanda dove abbiamo subito troppo per mille circostanze, e perderlo a 20 secondi dalla fine, hai capito? È il destino, ecco, magari l'abbiamo superato con l'Olanda prima, certo, perché ha fatto un miracolo Toldo. Sì. E poi l'abbiamo pagata dopo, ecco come il destino. La bilancia è appareggiata, diciamo. Solo che era arrivato fino lì e quindi, brucia, brucia di brutto. Brucia è come perdere una finale europea al Golden Goal. Eh sì, quello di Trezeguet a Rotterdam. Ma prima di quella grande delusione olandese, Zoff in azzurro ha sempre raccolto grandi soddisfazioni. La più maestosa, gigantesca, indimenticabile è quella del 1982. Ebbene sì, i mondiali spagnoli.
La Spagna si prepara come meglio non potrebbe per quella kermesse. È probabilmente il primo mattone posato su un progetto che oggi, 21 secolo, spiega al mondo come si dovrebbe lavorare, come si dovrebbe ragionare per ottenere grandi risultati. Sì, perché prima di quell'82 la Spagna in Europa, nel mondo, era considerata come una nazione piena di problemi, arretrata sotto tanti punti di vista. E a peggiorare le cose c'era il terrorismo basco, l'ETA. Tanta paura, tante bombe, tanti morti. Dunque a Madrid ecco accendersi la cosiddetta lampadina. Cosa c'è di meglio del calcio per cambiare etichetta, per cambiare aspetto e iniziare una nuova vita? Ci saranno poi, 10 anni dopo, le Olimpiadi del 92 a Barcellona, la vera accelerazione del progetto. Era quella, a vederla oggi, la convinzione ufficiale che la Spagna intera era realmente cambiata. L'Italia e il quarantenne Zoff lasciano il ritiro ligure per sbarcare 2 ore dopo in una regione che ha poco della Spagna. Cultura, aspetto geografico, clima. La Galizia e il suo verde, la Galizia e il suo freddo atlantico, i suoi colori, la sua pioggia. Questo si rivelerà, in parte, una grande fortuna per la comitiva italiana. Con il resto delle squadre a cuocersi a puntino sotto il sole cocente iberico e i relativi 40 gradi all'ombra, loro, in quella cittadina chiamata Pontevedra, quasi sempre con il Kiwi e con la brezza atlantica a far da compagnia. Muscoli e testa, dunque, avvantaggiati. Da affrontare Polonia, Perù e Camerun. Sembra sulla carta tutto abbordabile. Sembra. Ma non sarà così. E ci sono queste tre partite, Zoff, che ricordi strani. Posso usare questo termine? Ma no, siccome io ho esperienza, quindi no. Per me non sono strani, perché a parte in Argentina, il resto delle prime partite per l'Italia è sempre stato un problema, per le aspettative, per la responsabilità, per la paura di non passare il primo turno. E quindi io mi ricordo, insomma, dalla Germania del 74 siamo venuti in casa col cellulare, ma non col cellulare sì, moderno. Sì, ecco, con lampeggiante sole. Dalla Malpensa a Milano, quindi direi, e quindi è un peso notevole. Poi dopo probabilmente buona parte dei media ce l'aveva anche con Berzot per mille ragioni, che non erano ragioni, perché poi dopo se tu eri freddamente, facevi le considerazioni della squadra che ha giocato in Argentina 4 anni prima, certo, che se avessi giocato un po' meglio io arrivavamo in finale, per dire, e più o meno era quasi la stessa, quindi non poteva essere proprio, solo che sai, quando così, e purtroppo meno male che avevamo uno Stromo di grande forza, condottiero qui in Europa, e sai, silenzio stampa, tutte queste cose pesano, e quindi lui veramente è stato grande. Il Nostromo, il condottiero della truppa, si chiama Enzo Berzot. È lui che sceglie gli uomini, poi li forgia, infine li conduce verso il paradiso calcistico. La grande fortuna del CT è quella di avere comunque al fianco ogni santo giorno ragazzi maturi, uomini tutto d'un pezzo. Il più maturo, quello tutto d'un pezzo elevato all'ennesima potenza, si chiama Dino Zoff. Zoff che oltre a fare il suo mestiere di portiere farà anche il pompiere nel momento di buttare acqua in un ambiente vicino ad un probabile incendio. Gli azzurri e il famoso silenzio stampa. E Zoff, unico giocatore autorizzato a dover parlare con il mondo. Era il portavoce in quel momento, anche perché incominciò un incredibile, curiosissimo e giusto forse silenzio stampa.
chissà quanta pressione aveva Dino Zoff a parlare con questi. No, no, allora ti dirò di più, guarda. Ero di una tranquillità olimpica. È olimpica, guarda, perché poi dopo sai 40 anni giocare, parlare, perché poi dopo parlare quel poker. No, no, si parlavo, però sei in campo internazionale, ai mondiali, non puoi fare la battuta, eccetera, poi ti fanno domande particolari, parlavano, ma c'è poca democrazia, non democrazia, quindi non è che devi, insomma, devi dire le cose che vanno dette, ecco, quindi una certa responsabilità c'era, però non mi è pesata tanto, anzi no, veramente, anche perché è un po' da ridere che nei primi tempi, siccome buona parte della stampa non era d'accordo, allora dopo la partita che sono i due capitani che devono parlare con la stampa sia estera che italiana, allora quando parlava la stampa estera, stavano lì, poi quando dovevano parlare i giornalisti italiani, ma si prendevano su e andavano via, quindi non volevano sentire. Le prime volte, poi dopo. Poi sono rimasti. Il primo turno, quello giocato nel nord in Galizia, è superato con successo. E ammettiamolo, un briciolo di mucha suerte. Ma ci vuole anche quella nella vita. Un pareggio con i polacchi, un pareggio con i peruviani e un pareggio con il Camerun. Proprio così, qualificati grazie ad una differenza reti, striminzita. Gli azzurri che hanno segnato un gol in più del Camerun. Sì, tanta suerte. E così il capitano Zoff e i suoi compagni lasciano il freddo galiziano per essere accolti nel caldo avvolgente di Barcellona. Vabbè, lasciamo Vigo e meno male con la qualificazione, in giustezza. E come arrivate a Barcellona? Ma arriviamo a Barcellona proprio con col peso di queste critiche esasperate, di questa, con la decisione del silenzio stampa, tutto, quindi ulteriore pressione. E quindi naturalmente, insomma, però sai, poi dopo ci siamo abbastanza liberati del primo turno e quindi almeno il minimo sindacale l'hai fatto. Inizia un altro mondiale in Catalogna. Un altro mondiale per tutti, per la squadra, per i tifosi. Sembrerà di assistere ad un film di fantascienza. Giocatori che prima non carburavano, adesso si sono trasformati in superuomini, capaci di battere le due squadre più forti del pianeta. Il nostro calcio, quando c'è un pochino di paura, serve, ecco. Perché è normale, perché siccome lo sport, il calcio, una palla prende, il palo va fuori o dentro, quindi questa considerazione devi tenerla sempre, che tu giochi, magari quelli in 2-2-4 possono fare, e quindi questa palla, con le squadre più grosse, e lì è stato veramente grande, perché abbiamo fatto un mondiale che abbiamo fatto tanti gol su azione che non succede quasi mai. E quindi sai, poi la squadra brillante con Sirea, Tardelli, Cabrini che andavano, poi le considerazioni, autocensure nostre, che squadra di contropiede, di catenaccio, eccetera. Poi facciamo tanti gol su azione. Avevamo una rapidità di cambiamento, certo, di fronte straordinaria, ma tutti i gol di fattura, poi quindi veramente una cosa straordinaria. Certamente. Poi se
c'è la brillante idea di posizionare, a volte magari i piccoli, le piccole cose fanno la storia grande, piazzare un certo gentile di fianco al più, al più, il più, il giovane più promettente del pianeta Terra non è stato male. No, abbiamo fatto tutto, tutto per bene, dai, su, ma no, come dicevo, proprio spettacolarmente è venuta fuori una cosa straordinaria, quasi irripetibile, perché anche dopo la vittoria, dopo, con tutti i grandi meriti, però tirata fuori con magari un gol su corner, un altro così, hai capito? E lì, insomma, un calcio così che fa anche questo spettacolo, andava magari, la gente l'ha presa veramente bene, credo, sì. Però diciamo l'ambiente, insomma, anche con quello che avevano detto male prima, anche colleghi, eccetera, critiche, insomma, vabbè, è andata. Non so se è giusto fare come domanda, è stata più difficile con l'Argentina o con il Brasile, Zoff? Ma guarda, è stata difficile con tutte e due, però io, certo, la partita col Brasile è rimasta nella mia parata alla fine, c'è tutta una componente, un gol annullato a Antognoni che era valido, che poteva darci la tranquillità, invece siamo stati impiccati fino alla fine, e quindi diciamo spettacolarmente il Brasile, però con l'Argentina è stata una partita robusta, maschia, ad entrate, credo che dovrebbe essere rivalutata anche quella. È il momento più emozionante della sua vita, quella parata all'ultimo minuto che poi ha sbloccato tutto. Ma direi che quella parata... Io lo considero il gol più importante del mondiale, quello. Beh sì, no, la parata, non il gol. Come un gol. Sì. No, ti dirò che non ho potuto gioire subito, perché c'è stato un momento dove i brasiliani lì davanti esultavano per il gol. Io, diciamo, in un paio di secondi mi è venuto in mente tutto, perché mi avevano dato un gol in nazionale in Romania, ha dato il gol l'arbitro, la palla era 20 centimetri fuori, qua eravamo sulla linea, ero terrorizzato, difatti cercavo l'arbitro, poi l'ho visto da una parte che era tranquillo e allora è passata. Lei assieme a altri 50 milioni di spettatori. Però in quel momento ero io, sì, ecco. Non pensavo agli altri. Sono curioso, è ritornato a vedere. Beh, ormai non c'è più niente, non siamo stati. Ma l'ha rivisto quella zona? Ha passeggiato in quel centro residenziale che una volta era il Sarriano? No, ho potuto vedere. Poi... L'accompagneremo noi, guardi, esattamente siamo. Va bene. Mamma mia. Va bene. Che emozione che non c'è. Beh, Italia-Germania dobbiamo pur parlarne, a parte che prima c'è stata la Polonia. La Polonia ha dato la misura della nostra forza, perché è stata una partita, sì, non mancava Boniek, però l'abbiamo vinta proprio, l'abbiamo vinta, non dico facile, che non esiste, ma era nella normalità, due gol, e quindi che ci ha dato proprio questa convinzione, ma intima, senza tante chiacchiere, proprio dentro, sai, quando sei convinto dentro che non occorre, perché generalmente quando parli fuori magari non sei convinto dentro, no? Quando senti dire no, vinciamo, dobbiamo avere coraggio perché ce l'abbiamo, perché siamo, e invece eravamo proprio lì e siamo arrivati a questa finale che veramente, insomma, è andata alla grande, ecco, quindi non c'è stato bisogno di me, perché probabilmente non avevo tanta birra. Thank you.
Avrebbe potuto anche dire una cosa quella sera, Zoff. Non gioco, rimango in albergo. Se difatti nella partita più importante della sua carriera, è difatti rimasto in porta, quasi sempre ad osservare i compagni giocare, più che stare lì a preoccuparsi dei tiri degli avversari. Un match a senso unico, o quasi. Una squadra, quella azzurra, semplicemente mostruosa. A 0 è il solito ragazzo con la maglia numero 20 a combinarla grossa. 2-0 è quel centrocampista perfetto che la mette lì nell'angolino opposto di sinistro, imparabile per il portiere avversario, per poi urlare al mondo intero che ormai era forse fatta. Infine al 3-0, la ciliegia sulla torta, 81esimo minuto. E ancora quel romanista piccolo piccolo ma tanto tanto bravo a percorrere ancora chilometri sulla fascia e a consegnare ad un attaccante un perfetto cioccolatino. Attaccavano, ripeto, 1-0, 2-0, sul 3-0 io ho ancora queste immagini di Conti, che quel mondiale lì avrà fatto 3.000 chilometri, io non lo so, che ancora lì che voleva mangiare l'erba. No, ma poi una dimostrazione così, sai, il calcio italiano, poi vai a vedere che sul primo gol c'è Rossi, Cabrini in area piccola, nel secondo c'è Sirea che è libero, che giostra la palla, ecco, quindi i difensori là, che tutti sembrava là, che noi fossimo sempre... È bello alzare una Coppa del Mondo, dica la verità. Ma sì, sei in gloria, no, perché ho fatto un libro che il titolo è Dura poco la gloria, invece perché non era azzeccato, ma perché dura poco essere in gloria, e lì sei in gloria quando vai lì, con tutti i personaggi, ma tutti, io volevo addirittura baciare la regina, che non è, mi sono fermato in tempo, insomma. Zoff, la partita a carte è probabilmente più mediatica della storia italiana, no? C'è stata dopo. La partita mediatica, tu pensa se dovessi farla adesso con i media, chissà quanti addetti alle pubbliche relazioni di tutti per organizzarla, e invece è venuta fuori così, a parte questo è merito anche del presidente, certo, Pertini, che ti metteva nelle condizioni veramente di essere al bar a fare la partita a scopone, ecco, non c'era il presidente o l'allenatore, noi eravamo tutti sulla stessa linea. Sì, le carte mettono tutti più o meno sulla stessa linea. Però lui, questa affabilità che aveva il presidente, che tutto, straordinario, ecco. Organizzarla non so cosa sarebbe successo adesso, che magari avrebbero mosso tutto il paese, i presidenti, i politici, eccetera. Che poi siamo arrivati al Quirinale. Al Quirinale per pranzo, siamo arrivati lì, allora lui ha detto: guarda, questo è il mio posto, voglio Zoff da una parte, Berzò dall'altra, tutti i giocatori, e poi se c'è posto per i ministri, onorevoli, bene, se no vadano pure al ristorante. Quindi, bellissimo. Proprio così, no. Spettacolare. Leggo un po' come fosse una cronaca di una partita. Ad un certo punto, su quel 19 storico, Causio ingannò il presidente con una ballata ciucca, è giusto? Come si dice in gergo, buttò il 7, Pertini non lo prese e Berzot fece 7 bello. È così?
Beh, direi di sì, ecco, perché in genere quando uno è in difficoltà gioca la doppia, sì, con i sette magari è un po' difficile, però lì cambiò tutta la storia. Lì cambiò, infatti si era mezzo arrabbiato, eccetera, quindi nessuno ha detto niente, però quando ho smesso, poi dopo, l'anno dopo, mi scrisse un bel messaggio dicendo, prendendosi la responsabilità della sconfitta. Bellissimo. Beh, ai mondiali lo ha sfiorato, ma che bello giocare con Platini. Beh, Platini, bello quando ce l'hai dalla sua squadra. Come mi aveva fatto qualche gol prima in nazionale, mi è piaciuto tantissimo perché era uno che voleva bene al calcio, quindi proprio... Ma tutto non è detto che non ritorni, perché veramente, era uno che voleva bene al calcio. E che giocatore? E che vuole bene al calcio, quindi non è che... non è un punto d'arrivo, ma un punto d'arrivo per far... poi dopo questa disavventura, insomma, che io non ci credo. Cos'è stato il calcio per lei, Zoff? Ma il calcio per me è stata la vita. Ma io ho adoperato il calcio, non più che il calcio, lo sport, per migliorare, perché se lo sport non migliora l'uomo, è inutile. Lo sport deve migliorare, perché sei abituato a combattere, c'hai un giudice, c'hai il giudice del pubblico, devi tenere un comportamento. Se no un bambino lo mandi a far sport perché diventi magari meglio solo fisicamente. E allora no, io ho sempre creduto, difatti ce l'ho, il calcio moderno mi bruciano i simulatori, per esempio, è una cosa che non sopporto proprio, perché insomma, quando uno simula, ma che cavolo gli racconta il figlio a casa? Che è stato furbo? Che ha vinto, ma è stato furbo? Bravo? No, lo sport per me è una bella politica. Gli artisti veri, secondo me, non sempre hanno obblighi morali. Il campione sì. L'artista è artista, no? Io li ho sempre invidiati, difatti io Sivori l'ho amato, perché creano. Il portiere non crea niente, non credere che dice il portiere è un artista, fa no. Devi parlare quello che creano gli altri. Devi essere bravo a capire qualcosa, ma non... E quindi invece gli artisti, sai, Maradona, vuoi farlo anche un perfetto... No, grazie a voi. Grazie veramente, è stato un onore. Fa piacere, potremmo parlare ancora molto, guarda, ma... Non lo dica a me, guarda. Stare qui una vita. No, anche perché dicono che non parlavo mai.